Stadio Romeo Galli d'Imola per Eleven Sports Serie C TV. Buonasera da Matteo Migliori. Imolese Cesena, Recu che sbaglia però il controllo, allora deve andare all'inseguimento del pallone, arriva il cross di Candela, la conclusione, la palla che si stampa sulla traversa, grandissima chance per Bortolussi che ha colpito in pieno la traversa. Romano sul punto di battuta, la palla è sul secondo palo, Rinaldi di testa, la sponda e poi c'è un salvataggio praticamente quasi sul in avanti per Bortolussi che mette giù palla, va a sfidare Rinaldi, un rimpallo favorisce il numero 20 che poi cade a terra, va Cioffi in suo supporto, tiene palla Cioffi, poi va a mettere il cross sul primo palo, palla che passa e Ilari manda alto sopra la traversa. Tocco corto per Pierini, probabilmente altro schema con palla sul secondo palo. Arriva il controllo all'indietro per Ilari, alto sopra la traversa, se l'è divorato Carlo Ilari. Praticamente un rigore in movimento. La destra prova a salire il numero 2, va in sovrapposizione Cioffi, Candela tiene palla, serve ora il numero 15 che va a duello con Lia, palla dentro, tocca Lombardi, attenzione perché Angeletti è in ritardo, la palla rimane in area, la conclusione col mancino di Candela, alto sopra la traversa. Sul punto di battuta va Pierini, la parata di Angeletti, poi li allontana. Grande risposta del portiere dell'Imolese, non è finita perché il Cesena rimane in zona d'attacco con Pittarello che supera Lia, doppio passo, fermato in scivolata a Benedetti, lotta Pittarello contro quattro avversari. Bona rispedisce il mittente, questa volta è Pogliano che controlla e ributta verso l'area dell'Imolese, colpo di testa, sponda di Pierini, la palla rimane lì, c'è Batti e Ribatti dentro l'area di rigore, la conclusione, alta sopra la traversa, non c'è stata deviazione, ci ha provato Ardizzone, non ha trovato la corner. E dunque quinto tiro dalla bandierina, Pierini. È finita, ha fatto un minuto. Va a mettere la palla al centro, il colpo di testa sul fondo e finisce qui, arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, finisce 0-0 al Galli tra Cesena e Imolese, un punto che sicuramente fa più comodo all'Imolese visto il...